Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi racconto la storia di questa collezione che attualmente è posta sotto sequestro. Mi trovo al Museo dell'Auto di Torino perché, come potete vedere, qui nella hall principale ci sono veramente un sacco di macchine. Tutte quelle che vedete sono il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza, perché qui ci sono ben 14 macchine e 3 moto sequestrate, tutte appartenenti ad un singolo individuo. E questa è solo una parte dell'intera collezione sequestrata a questa persona. L'operazione si chiamava Rianeva Blu e tutti questi mezzi sono stati sequestrati nel 2018. Attualmente tutte le macchine sono poste sotto sequestro e una parte sono esposte qui al Museo dell'Auto di Torino. Beh, questa persona aveva decisamente un buon gusto. Iniziamo dalla prima, dalla Challenge stradale. Praticamente questa persona aveva accumulato un debito di oltre 4 milioni e mezzo di euro con il fisco italiano, ma allo stesso tempo risultava nullatenente. Quindi tutte queste macchine nel corso del tempo sono state intestate a prestanomi e a persone con la residenza all'estero. Iniziamo dalla Challenge stradale, che bella, è una delle macchine con uno dei sound migliori di sempre. Questa colorazione argento Nürburgring con il tricolore italiano è molto ma molto particolare. Guardate anche qui le pinze dei freni di colore blu. È appartenuta come primo proprietario a niente proprio di meno che Jean Todt. Tutte le macchine marchiate Ferrari che ha avuto Todt avevano tutte un po' configurazioni e oggetti particolari che le rendevano uniche. Come potete vedere, questa era immatricolata nel Principato di Monaco. Dentro possiamo vedere un sacco di interruttori e bottoni che di serie sulla Challenge stradale non ci sono e onestamente non so a cosa possono servire. Come vi ho detto, Jean Todt si faceva sempre commissionare modelli piuttosto unici. Possiamo notare che solitamente alla Challenge stradale gli interni erano un tripudio di Alcantara, mentre qui, come possiamo vedere, possiamo trovare solamente pelle e zero Alcantara. Spostiamoci parlando della seconda macchina, l'evoluzione della Challenge stradale. L'ho guidata qualche settimana fa. Che macchina! La mia Ferrari moderna preferita, la 430 Scuderia. Anche questa è una configurazione piuttosto particolare, bianco pastello con i cerchi d'oro che fanno un ottimo contrasto. Anche questa macchina, come avete potuto notare, è stata immatricolata nel Principato di Monaco, però onestamente in questa coppia non mi è mai capitata di vederla in giro per il Principato, anche se devo dire che questo personaggio mi è capitato di vederlo un paio di volte a Monaco, sia con la Jolly Rosa che con la Diablo Viola, che entrambe le andremo a vedere a breve. Comunque, che macchine ragazzi, un vero peccato che queste macchine sono poste sotto sequestro dal 2018. Considerando anche un po' la lentezza dei vari processi della legge italiana, chissà per quanti anni ancora queste macchine non vedranno più la luce del sole o magari dei nuovi proprietari che si prenderanno decisamente più cura. Passiamo alla prossima. 12 cilindri di Maranello, un classico. Qui possiamo vedere una Ferrari Testarossa Monodado. Che fascino, a me la Testarossa piace veramente tanto e che stile. Anche questa qui immatricolata a Monaco. Devo dire che come carrozzeria sono tenute tutte abbastanza bene. Da quando ho fatto il detailing alla 355 faccio ancora più caso ai vari swirl e difetti della carrozzeria. Questa Testarossa, per avere tutti questi anni, sembra nuova, quindi complimenti per aver preservato la macchina così bene nel corso del tempo. Conferma delle ottime condizioni della macchina, lì possiamo vedere la targhetta del Ferrari Classiche, una targhetta che danno solamente alle macchine che, passando per il reparto classiche Ferrari a Maranello, risultano essere in ottime condizioni sia di estetica che di meccanica. Passando oltre, ma che spettacolo è questa Lambo? Ed è subito Jamiroquai. Chi è che in questo momento sta pensando alle sue canzoni? Che meraviglia questo Diablo! Ed è piuttosto rara, non si vede spesso. Solamente 150 esemplari, quella che vediamo davanti è una Diablo SE 30° anniversario. Anche questa immatricolata a Monaco. Questa colorazione viola, che incanto! Con l'interno, non so se riuscite a vederlo bene, un interno completamente blu. Che meraviglia! E che macchina! C'è da dire che le Lamborghini 12 cilindri di una volta hanno un fascino incredibile. Anche l'Aventador attualmente in tutte le salse, SV, SVJ, è veramente aggressiva. Ma queste, guardate che stile, che grinta, mamma mia. Macchine così, come la Testarossa, stilisticamente parlando, sono dei linguaggi che non vedremo mai più, purtroppo.
Passando alla prossima, abbiamo sempre un 12 cilindri e un alettone che ci permette di fare un ottimo picnic. Qui possiamo trovare un raro esemplare di Murciélago SV, anche questa immatricolata a Monaco. Forse possiamo definirla l'ultima vera Lamborghini a 12 cilindri? Anche perché questa è stata l'ultima Lamborghini a 12 cilindri ad essere offerta anche con il cambio manuale. Le SV manuali sono rarissime, se non ricordo male, solamente 6 sono uscite di fabbrica con il manuale. E un altro paio sono state poi convertite dai proprietari. Come potete vedere qui, questo è l'adesivo dell'asta di Goodwood, perché queste macchine sono state sequestrate un attimo prima di essere battute all'asta, perché il proprietario sapeva che ci aveva in atto un controllo fiscale, quindi stava cercando di sbarazzarsi un po' di tutte le macchine. Infatti la Challenge stradale stava per essere battuta in asta a Monaco, mentre questa stava per essere battuta in asta al Goodwood Festival of Speed. Tra l'altro, ragazzi, combo migliore non potevo farla, perché guardate qui, questo è l'Oppo Find X Pro 2 edizione Lamborghini che ho attualmente in prova. Questo è un telefono che è fatto in collaborazione appunto con Lamborghini e possiamo vedere fin da subito le forme, lo stile che è tipicamente Lamborghini. Possiamo vedere che anche qui la scocca del telefono c'ha questa trama in simil carbonio che è veramente spettacolare. Sto giocando con questo telefono da un mesetto e mi piace veramente tanto. Una cosa che mi piace tanto di questo telefono è la fotocamera, non solo per la qualità ma per il grandangolo. Guardate, io sono davanti alla Murciélago, come potete vedere è gigantesca, mentre qui col grandangolo del telefono riesco a prenderla tutta. Sono più di 2 metri di macchina di larghezza, mamma mia, spettacolo. Adesso a breve andiamo anche di là per farvi vedere l'altra parte delle macchine sequestrate. Passando alla prossima, praticamente con la Murciélago l'unica cosa in comune sono il colore, perché mi chiedo, hai una collezione pazzesca? Cosa te ne fai di una Porsche Boxster sempliciotta? Voglio dire, non hai neanche una Boxster S. Cosa te ne fai di questa? Bene ragazzi, dopo avervi fatto vedere un po' di pezzi da 90 moderni, la Boxster, vi faccio vedere un po' di pezzi da 90 vintage, perché questo collezionista tra nuovo e vintage aveva una collezione piuttosto notevole. Questa è una Fiat 600 Multipla, veramente bella, guardatela qui con le portiere che si aprono contro vento, come sulle Rolls Royce, bellissima, devo dire tenuta anche molto bene. Guardatela che carina questa Mini, bella anche la configurazione, bianca con il tettuccio, le strisce e gli specchietti azzurri. Non vi nascondo che mi piacerebbe comprarmi una classica tipo una Mini, perché sono macchine molto divertenti, con una grossa personalità, non hanno ancora quotazioni così eccessive. Penso proprio che ne parleremo più avanti, perché mi piacerebbe iniziare a fare test drive anche di macchine così in vista di un futuro acquisto. Passando questa, beh, decisamente un passo inosservato, infatti questo personaggio l'avevo visto girare per Monaco con questa Fiat Jolly. Non è originale, è una replica. Quelle originali hanno delle quotazioni veramente assurde e io penso che questa qui è la macchina perfetta per girare con stile in Costa Azzurra, magari con un'altra colorazione. Infatti ricordo che avevo visto questa persona girare a Monaco con questa Jolly con un vestito abbinato alla carrozzeria. Infatti è stata un'immagine che mi è rimasta sempre impressa e infatti quando ho visto il video di questa collezione sequestrata mi sono subito ricordato chi era. Questa, ragazzi, è una Vignale originale, di un pezzo estremamente raro. Che fascino, guardate il posteriore della 500, ma quanto è iconico. Poi con la sua valigetta dedicata, che stile, la dolce vita. Facciamo un salto invece negli Stati Uniti, perché guardate che bella questa corvettona. Questa è una Corvette del 58 e guardate che stile, che fascino, mamma mia, che belle le macchine americane degli anni 50. E questa colorazione color Tiffany, mamma mia, che bella, con gli interni tutti in pelle bianca. Questa sì che è una macchina che ha stile, personalità e tanto ancora da raccontare. Guardate la targa, bellissima. Questa è la ciliegina sulla torta. Ragazzi, invece questa qui è una vera e propria icona di casa BMW. Questa qui è Lisette, anche questa qui è una macchina che ha quotazioni assurde. Se vi state chiedendo, e io come salgo dentro l'abitacolo? Bene, qui c'è la maniglia, la porta si apre, si sposta il piantone dello sterzo ed ecco saliti a bordo. Che bella, è una macchina che ha veramente tanto stile. Proseguendo, queste sono le ultime due dell'esposizione, in realtà questo personaggio ha altre macchine sequestrate. Qui possiamo vedere un duo molto apprezzato dal ragionier Fantozzi.
d'altronde anche questo collezionista è di Genova. Qui possiamo trovare due auto bianchi, una più bella dell'altra, sono veramente ben preservate. Che bella, guardate gli interni, bellissimi, misto blu, azzurrino e bianco, così come l'esterno. Guardate questi cerchi, che bella, mamma mia che fascino. Macchine stupende. C'è da dire che questo personaggio nel corso degli anni si è costruito una bella collezione. Tra le varie macchine, che adesso non sono più di sua proprietà perché è riuscito a vendere prima del sequestro, questa persona aveva anche la Ferrari Inter 166. È un modello estremamente importante perché stiamo parlando della prima macchina stradale costruita da Enzo Ferrari. Quasi mi stavo dimenticando, non solo auto, perché qui possiamo trovare tre tra le diverse moto sequestrate, tutte e tre della Harley Davidson. Mi dispiace non fornirvi più informazioni in merito perché io non sono appassionato di moto, quindi non me ne intendo per nulla. Per il resto ragazzi, tra tutte le macchine e moto che avete visto qui nella collezione, con quale vi piacerebbe tornare a casa? Io non vi nascondo che lo farei con questa scuderia e anche con la Jolly, possibilmente di un altro colore. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!